Eccoci qua. Allora, ciao a tutti, faccio questo video, posto questo video per... siamo qui all'interno del seminario di pulizia mentale di PMP, in particolar modo stiamo lavorando sulla mente cronica e voglio spiegarvi come è fatta la mente proprio, no? In questo schema puoi vedere questo, che qui ci sei tu, ok? Questo sei tu, puro e libero. Pura coscienza è quell'io sono che stai cercando, quel puro essere silente che non sta pensando, non sta interpretando la vita, non sta dicendo cosa è giusto e sbagliato, è semplicemente lo spazio, il testimone, lo ampio e vasto in cui tutto sta accadendo. A un certo punto accade qualche cosa, accade che c'è un dolore, un fallimento, e questo ci succede già nella prima infanzia, durante la gravidanza o alla nascita. E attraverso questo dolore e fallimento viviamo una separazione. Una separazione può essere dalla mamma, può essere dalla vita, ma in particolar modo, anche se non ce ne accorgiamo, accade una separazione da noi stessi e si crea il primo io. Io. Ok? Questo è l'identità, come dire, primaria, la prima identità che noi creiamo, che è il falso noi stessi. Questo io comincia ad avere un suo modo di pensare, che viene acquisito anche col tempo attraverso l'educazione, attraverso quello che noi vediamo, attraverso le esperienze che abbiamo, e si crea tutta una dimensione in questo io, in questo falso te, che sono le credenze, cioè quello che noi crediamo. Credere, ok? Tutto quello che noi stiamo credendo che è vero sulla vita, su noi stessi, sugli altri. Quindi c'è un falso io, un credere, e questo credere comincia a sentire, perché lui sente quello che sta credendo, sente che è vero, sente che è così, comincia ad avere emozioni, energia in queste credenze, e nasce tutta la sfera emozionale, le emozioni. Dalle emozioni nascono tutte le sensazioni fisiche e quindi la percezione che questo io è questo corpo. Quando noi chiediamo a una persona chi sei tu, lui dice sono questo qui, no? Ma è ovvio che non sei questo qui, ma sei piuttosto colui che lo sta osservando. Se stai osservando il tuo corpo, è ovvio che non sei il corpo, perché c'è qualcuno che sei tu che lo sta testimoniando. Eppure tu sei convinto di essere questo corpo, con queste emozioni e queste credenze e questo personaggio che ha tutta la sua storia. Ma tutta la storia di questo personaggio nasce da questo momento di spaccatura, da questa separazione dove si crea la prima identità, il primo falso io. Inizia già da piccoli questa cosa qua. Quindi quando noi cerchiamo di dissolvere la mente attraverso il lavoro con la pulizia mentale, dobbiamo dissolvere tutta questa proiezione, questa proiezione della nostra realtà. È come se la pura coscienza sta guardando, no? Questo fascio di proiezione, questo filmato proiettato nello spazio, sempre della tua coscienza, e sta dicendo: ecco, questo sono io. E questa è proprio l'illusione, come lo spettatore che sta al cinema, guarda il film e vive tutte le sensazioni del film credendo che questa sia la realtà. Per fortuna è, come dire, ha una sua coscienza che è solo un film. Il problema con la nostra vita è che non ci ricordiamo più di essere gli spettatori che stanno guardando il film, perché questo è come se fossimo lì davanti a questo teleschermo da migliaia, migliaia, migliaia di anni, e quindi ormai siamo talmente assuefatti che viviamo di queste sensazioni, credendo che sia la realtà. In verità, dissolvendo il cronico, dissolvendo la mente attraverso la PMP, ecco che ritorniamo, come dire, trascendiamo tutta questa falsa realtà e ritorniamo in noi. La conclusione di ogni seduta di PMP è una presa di coscienza di chi tu sei. Ed è qui che noi scopriamo di essere infinita libertà, infinite possibilità di scegliere, di creare, di non creare. Quindi quella pura coscienza che ti fa
ritornare alla consapevolezza che tu sei libero e lo sei sempre stato, stavi soltanto credendo di non essere libero. Questa è la cosa meravigliosa, no? E come l'intensivo di illuminazione ti porta direttamente a chi sei tu, la PMP ti porta a consumare una fetta della tua mente per ritornare sempre a chi sei tu, però avendo anche, come dire, una mente più operativa, perché qui questo spazio di illusione verrà sostituito da un fascio di consapevolezza che diventerà operatività dell'anima. E con questo concluso, ci vediamo al prossimo filmato. Grazie, ciao.